Alonso svela la sua tattica di gioco per distrarre gli avversari. La As punta in alto con le pance svasate e a Monza sono iniziati i lavori per la ruota panoramica. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. Nel corso della stagione 2022, Fernando Alonso, nonostante a 41 anni sia il più anziano della griglia di partenza, ha fatto vedere di essere ancora ai massimi livelli e, oltre al talento naturale, con la sua esperienza è riuscito sempre a trovare qualcosa per essere competitivo. Quest'anno abbiamo visto alcune accortezze del pilota, come nel Gran Premio d'Austria, quando è andato a gommare ripetutamente la sua piazzola in griglia durante la sessione di prove libere del sabato mattina, sperando di poter partire meglio. Peccato che non sia riuscito nell'intento ed è scivolato nelle retrovie, mentre in Francia è stato l'unico ad uscire molto lentamente dalla corsia box per passare all'interno della curva 1 e poi all'esterno della curva 2, riuscendo a sopravanzare Norris e Russell, mentre tutti gli altri pensavano che il circuito fosse troppo sporco in quei punti. E all'asturiano, quando questi piccoli ma efficaci dettagli vengono notati, fa molto piacere, perché lo contraddistinguono dalla massa, sfrutta i suoi punti di forza e le debolezze degli altri. Lui stesso ha dichiarato di aver bisogno di dare il 100% di se stesso e di eliminare i punti di forza degli avversari, ed è una caratteristica che porta con sé in ogni allenamento e in qualsiasi gioco si trovi a svolgere, come nel tennis. In passato, quando si trovava a disputare una partita contro qualcuno bravo, lanciava la palla molto in alto. In questo modo spezzava il ritmo perché i giocatori, quelli bravi, sono abituati a colpire la palla molto forte. Ma quando Fernando gli lanciava la palla molto in alto, commettevano degli errori perché la palla gli arrivava lenta. E così è riuscito anche nel tennis a giocare meglio di tanti altri. La palla alta è la sua unica possibilità di battere l'avversario. Non si tratta solo di gareggiare per lui, sente di dover distruggere i punti di forza degli altri e cercare di massimizzare i suoi, e la sua esperienza in Formula 1 gli ha portato ad avere dei vantaggi per capire su quali aree concentrarsi. L'esperienza è una delle cose più utili per i piloti, da consapevolezza, dalla gestione degli pneumatici ai pit stop, al modo in cui si approcciano i meccanici e su come si affronta il fine settimana. Da giovani si presta molta attenzione a ogni giro che si fa, anche le FP1 sono come l'ultimo giro del campionato. Sono stati fatti molti miglioramenti in condizioni di bagnato e di umidità. Normalmente le gare sul bagnato sono un azzardo perché le cose cambiano molto rapidamente. Ci sono molte safety car e molte linee asciutte che appaiono successivamente, quindi ci sono più opportunità. Non tutti i giri sono gli ultimi e Fernando ammette che anche lui all'inizio faceva queste cose che cerca di evitare ora, e questo si ottiene solo con l'esperienza e con i propri errori. E non pensa che l'età abbia portato aspetti negativi, neanche dopo aver preso una pausa di 2 anni dalla Formula 1, che gli ha permesso di ricaricare le batterie. Forse nel 2018 era esausto mentalmente a causa di tutto il marketing, i viaggi e cose del genere, ma ora si sente bene e forse sono stati proprio quei 2 anni ad aiutarlo. Ma soprattutto ritiene di essere una versione migliore di se stesso nel suo ritorno in Formula 1. La sosta lo ha aiutato a capire meglio il quadro generale. Anche le diverse categorie dove ha corso gli hanno insegnato cose diverse. Ci sono diverse filosofie di gara e tecniche di guida che non è detto siano applicabili a una vettura di Formula 1, ma in un certo senso ora le sue mani e i suoi piedi fanno qualcosa che prima non sapevano fare, nel momento in cui si perde il controllo della macchina o si ha un sovrasterzo, e lo fanno sentire più padrone di se stesso nella situazione. Il team americano Haas, che è attualmente 7° nella classifica del Mondiale Costruttori con 34 punti, ha portato degli aggiornamenti importanti sulla vettura di Magnussen in Ungheria, che dovrebbero consentire alla squadra di fare un salto di qualità. Il potenziale della FV22 è stato comunque messo in ombra dai problemi di affidabilità delle Power Unit Ferrari e non ha potuto rivaleggiare più da vicino con l'Alfa Romeo, che con 51 punti può difendere un vantaggio di 17 lunghezze, ma i tecnici diretti da Simone Resta sperano di colmare questo gap nella seconda parte di stagione. Anche l'Alfa Romeo nel corso della stagione ha dovuto fare i conti con l'affidabilità delle Power Unit Ferrari 0.66.7, ma la Haas in ben 8 appuntamenti su 13 non è riuscita ad entrare nella top 10, mentre l'Alfa Romeo è ferma a 6.
Un interessante derby, insomma, che promette battaglia aperta con il team di Günther Steiner che introdurrà le modifiche anche sulla vettura di Mick Schumacher a Spa-Francorchamps. Già che l'aggiornamento portato in pista dal danese a Budapest, dal punto di vista aerodinamico, ha avvicinato la FV22 alla Ferrari F175, con il disegno delle pance scavate come quelle della Rossa, anche se con una soluzione meno estrema di quella di Maranello, oltre ad aver rivisto completamente gli sfoghi d'aria calda di raffreddamento per cercare un maggiore carico dato dalla parte superiore delle pance. Sulla VF22 le branchie sono state disposte diversamente dalle Ferrari, che non si estendono fino alla coda, consentendo agli aerodinamici di chiudere le aperture sotto la piccola pinna del cofano motore per avere un engine cover decisamente più efficiente. È stato anche rivisto il disegno del fondo e del diffusore e le bocche dei canali Venturi sono state completamente ridisegnate, cambiando drasticamente la portata d'aria, mentre il marciapiede segue molto il design del cavallino. Tutte le revisioni hanno comportato anche cambiamenti significativi ai bracci delle sospensioni posteriori, che hanno cover in carbonio ridisegnate per essere più sinergiche nel nuovo adattamento dei flussi. Le brake duct posteriori sono cambiate, capaci di assicurare un carico verticale maggiore, senza aumentare la resistenza dell'avanzamento. L'unica parte che ripete il disegno portato in pista in Francia è nell'anteriore, con la diversa paratia laterale. Se dovessero incrementare anche l'affidabilità, oltre a migliorare le prestazioni con la nuova configurazione aerodinamica, le due AS potrebbero attaccare la sesta piazza dell'Alfa Romeo. Per il centenario del Tempio della Velocità, in occasione del Gran Premio d'Italia 2022, anche l'autodromo di Monza avrà la sua ruota panoramica. Sarà una delle attrattive della F1 Fan Zone Monza 100, che è in fase di allestimento. Dopo il via libera, il comune di Monza ha dato lo start ai lavori per la realizzazione della Fan Zone che sorgerà nel Prato del Roccolo, compreso tra l'anello dell'alta velocità e il rettilineo che segue la curva Ascari. L'Automobile Club Italia ringrazia il sindaco e tutta l'amministrazione comunale per il lavoro svolto in queste giornate e tiene a ribadire l'assoluta attenzione per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e a tutelare il patrimonio storico e tecnico dell'autodromo e delle sue attività, che sono un patrimonio nazionale. Saranno dedicati più di 40.000 metri quadrati all'intrattenimento degli spettatori, grazie alla Fan Zone che si arricchisce di attrazioni temporanee e spazi ricreativi. Ci sarà un palco dove si esibiranno DJ internazionali nelle giornate di apertura e dopo le gare, che faranno ballare il pubblico fino a sera, oltre ad avere più di 30 stand dove i fan potranno inoltre cimentarsi nel Pit Stop Challenge, dove potranno simulare un cambio gomme di una monoposto e testare la propria reattività nel Reaction Challenge. Saranno presenti inoltre esposizioni di vetture, simulatori di guida e corner di vendita di merchandising ufficiali del campionato, dei team e dell'autodromo. Inoltre si esibiranno atleti e verranno intervistati personaggi di spicco del motorsport internazionale. Il compleanno del circuito sarà festeggiato con un coinvolgente pomeriggio di musica e spettacoli e al centro del Prato si staglierà la grande ruota panoramica che permetterà una vista eccezionale ed insolita del circuito per seguire le monoposto da 32 metri di altezza. Inoltre saranno allestiti due campi da padel temporanei, dove istruttori qualificati insegneranno le basi del nuovo gioco a coppie che sta spopolando in tutta Italia, e una pista di ski di kart adatta a bambini e adulti per divertirsi alla guida con sbandate e controsterzi. Sarà attivo anche un food market con una ricca selezione di street e gourmet food, dove trovare pietanze con prodotti culinari tipici di alcune regioni italiane e la possibilità di fare una passeggiata sulla mongolfiera della regione Lombardia. Se ti trovi nei pressi di Monza nelle date del Gran Premio d'Italia, ti consiglio di fare una visita all'autodromo e nel frattempo ti do appuntamento al prossimo video e ti ricordo, come sempre, di lasciare il tuo like e di iscriverti al canale. Ciao!